In questo numero, Pininfarina, il futuro è elettrico e premium. Con progetto Life, scacco a spreco alimentare. Nautica, settore cresce a doppia cifra, al Salone di Genova le novità. La Germania rallenta ancora, un rischio per i mercati europei. A seguire, 120 secondi di notizie. E per concludere, la rubrica dell'economia verde Prometeo. Alle soglie dei 90 anni che festeggerà nel 2020, Pininfarina, il marchio che ha dato forma ad alcune fra le più belle auto del nostro tempo, si è regalata la sua prima vettura col proprio nome, la Supercar Battista, dal nome del suo fondatore. Ma soprattutto Automobili Pininfarina, il brand nato dall'unione tra la storica carrozzeria torinese e il gruppo indiano Mahindra, che la controlla dal 2015, ha gettato le basi per una vera gamma con il proprio nome, 100% elettrica e 100% premium. Il primo passo è stato la definizione di una nuova piattaforma per vetture a zero emissioni, presentata al Salone dell'Auto di Francoforte e progettata in partnership con due marchi noti dell'automotive, come Bosch e Benteler. Dopo le difficoltà vissute dal gruppo negli ultimi 10 anni, questo è un passaggio chiave per il futuro, spiega l'AD di Automobili Pininfarina, Michael Perschke. La Battista ha avuto un'ottima accoglienza, abbiamo raccolto le prenotazioni alle quali puntavamo. Ora però dobbiamo far crescere questo brand, ma ci serviva una piattaforma che adesso possiamo avere, grazie ai nostri partner Bosch e Benteler. Per le vetture che nasceranno su questa piattaforma, Pininfarina, come spiega il responsabile del design Luca Borgogno, ovviamente non dimentica il legame con la propria tradizione e con il proprio territorio. Gli obiettivi di produzione non possiamo ancora così comunicarli concretamente, ma sono comunque una produzione di nicchia, non sarà mai una vettura di grande produzione, ma avrà comunque una ricaduta importante sul territorio italiano, perché stiamo cercando il più possibile di fare in modo che la produzione della vettura sia in Italia. Per essere un marchio appena nato, comunque, Pininfarina pensa in grande, con una vera e propria gamma che guarda un nuovo tipo di automobilista, pratico, amante del bello, ma anche eco-consapevole. Dal punto di vista della produzione, di sicuro su questa nuova piattaforma che annunciamo, sicuramente vorremmo sviluppare tutti i futuri modelli e saranno modelli che andranno dall'utility vehicle fino a sedan e coupé, proprio per la versatilità della piattaforma che stiamo sviluppando. I volumi saranno complessivamente, posso dire, inferiori alle 5 cifre, e questo semplicemente per il motivo che dovremo tenere la produzione dei nostri modelli esclusiva per poter occupare il segmento del lusso che vogliamo andare a occupare. I want to tell you a story about innovation. Quella che parte oggi è una sfida importante, ma come spiega Paolo Pininfarina è anche la realizzazione dell'intuizione del fondatore, che al presidente americano Eisenhower nel 1959 disse che l'automobile del futuro sarebbe nata solo con il superamento dei motori a combustione. Siamo cresciuti in fretta, ma se realizziamo in Italia un'auto disegnata qui con motorizzazioni europee e con tecnologia della Silicon Valley, penso che possiamo offrire il meglio del meglio ai nostri clienti. Offrire il meglio del meglio, in fondo è il minimo per chi vuole trasformare in realtà un sogno nato 90 anni fa. Più di 10.000 aziende coinvolte, 12.000 punti vendita sensibilizzati e 500.000 consumatori raggiunti. Sono i principali risultati raggiunti con il progetto LIFE, meno sprechi, più solidarietà, promosso da Federalimentare, Federdistribuzione, Fondazione Banco Alimentare Onlus e Unione Nazionale Consumatori contro lo spreco alimentare. Beh, noi qui ci abbiamo messo tanto entusiasmo, non a caso siamo anche il coordinatore, abbiamo utilizzato le risorse migliori che avevamo all'interno anche del mio staff. Io vorrei sottolineare una mia convinzione. Io credo che oggi questa società, il mondo dell'industria, gli industriali, il mondo delle imprese debba farsi più carico degli aspetti sociali, e questo è un evento che va in questa direzione, sulla quale noi ci abbiamo messo molto del nostro, e credo però che non ci si debba fermare qui, non solo per quel che riguarda le eccedenze alimentari, ma per quel che riguarda un po' tutto il tessuto sociale. E il progetto ha testimoniato che con l'unione tra i diversi attori coinvolti si riescono a raggiungere risultati importanti nella lotta allo spreco. Abbiamo ottenuto attraverso anche un roadshow sul territorio che ci ha visti impegnati su 12 regioni in 2 anni un incremento del 40% delle donazioni di eccedenze alimentari.
Questo significa 65.000 tonnellate all'anno di prodotti alimentari resi disponibili ai bisognosi. È un grande risultato su cui si può continuare a lavorare e lavoreremo nei prossimi mesi e nei prossimi anni per proseguire su questa strada. E la maggior parte degli alimenti che finiscono nella spazzatura arrivano dai frigoriferi dei consumatori. Il tema è un tema centrale per le moderne società, e cioè quello di ridurre lo spreco alimentare. E soprattutto, se è vero che si spreca in ogni luogo della filiera, tanto nella produzione che nella distribuzione, si spreca soprattutto, e questo lo certificano i dati, nelle case dei consumatori. E quindi insegnare loro a fare la spesa in modo più responsabile, a custodire gli alimenti in maniera più efficiente, a cucinarli e magari a riutilizzarli, è stata la nostra sfida, devo dire, un messaggio che i consumatori hanno recepito con grande attenzione, perché è un tema che li riguarda molto da vicino e che aiuta anche l'economia domestica. L'obiettivo è anche di coinvolgere sempre di più le istituzioni. Questo progetto ha sicuramente consolidato dei rapporti che già c'erano e che sicuramente continueranno proprio sulla scorta e sulla spinta di quanto fatto in questi anni. Quello che semmai ci sarà ancora bisogno è il terzo attore, le istituzioni, le quali sono chiamate ad intervenire, così come hanno fatto per esempio con questo bando e dando la possibilità di realizzare questo progetto. Crescita a doppia cifra per il quarto anno consecutivo, un fatturato globale che segna il 10,3% in più rispetto al 2017 e il 20% in più degli addetti diretti nell'ultimo biennio. Sono i dati sull'andamento del settore presentati nella giornata inaugurale del Salone Nautico di Genova, 59esima edizione per la Kermesse, che durerà fino al 24 settembre, che ha alzato il sipario con la tradizionale cerimonia sulla terrazza del padiglione blu della Fiera di Genova. Scopriamo il dato ufficiale. Avevamo preventivato 9,5 di crescita, siamo a 10,3. Anche questo è un grande risultato. Il risultato però che ci tengo più a rimarcare è la crescita del 20% degli addetti di lavoro, cioè da 20.000 siamo passati a 22.000. Genova è la città della nautica, come vedete questo bellissimo spettacolo. Genova è la città della nautica, ci sono grandi investimenti su quest'area. Come dice il vostro sindaco, fra 2 anni avremo il salone più bello d'Europa e fra i primi nel mondo. Con 986 espositori e oltre 1.000 imbarcazioni esposte, la manifestazione ha aperto i battenti alla presenza del ministro dei trasporti e delle infrastrutture Paola De Micheli, dei rappresentanti di Ucina Confindustria Nautica e delle autorità cittadine. L'anno scorso è stato un salone di lacrime e sudore, è stato un salone dove c'era la speranza, ma era l'ottimismo della volontà, c'era anche l'incertezza di come avrebbe reagito un territorio a una catastrofe senza precedenti nella storia d'Italia. Un salone straordinario, quello di quest'anno è un salone in cui siamo certi che la città, la regione, questo settore sono non solo in ripresa ma in consolidata ripresa. Quest'anno è un salone record per il numero di imbarcazioni, per il numero di espositori, lo sarà per numero di visitatori stando alle prevendite su internet. È un salone che la città abbraccia completamente, diventando una Genova in blu, tutta dedicata al fuori salone, al dopo salone, a quello che accade anche fuori da qua. E Genova, capitale della nautica, punta in alto. Oggi abbiamo una città che si sente anche contenta di quello che ha fatto, perché lo sento dire da tutti, tutti i genovesi sono contenti di quello che è successo in quest'ultimo anno, e stiamo continuando a percorrere il percorso della crescita, che è quello che ovviamente vogliamo per la nostra città. E noi vogliamo continuare a essere alla ribalta, non solo perché la città se lo merita, ma perché è il modo con cui noi continuiamo a crescere come prima città del Mediterraneo. L'andamento dei mercati europei è minacciato dal drastico peggioramento dell'economia tedesca. Prova ne è la forte volatilità sulle borse arrivata dopo i dati sul settore manifatturiero e dei servizi, peggiorati a settembre più del previsto in Germania. Secondo le rilevazioni PMI di Market, l'indice composito dei due settori è sceso al livello più basso da ottobre 2012, quasi 7 anni. L'indice manifatturiero è crollato a 41 punti, una soglia che riporta direttamente a
ai momenti più bui della crisi finanziaria del 2009. Quanto ai servizi, l'indice PMI scende ai minimi da 9 mesi. I numeri dell'economia tedesca non sono una novità, ma sono in costante peggioramento. Tutta l'incertezza attorno alle guerre commerciali, le prospettive per le industrie automobilistiche e la Brexit stanno paralizzando gli ordini e il mondo del lavoro, spiega Market. Tutto questo, secondo Antilia Capital Partners, sembra indicare che la fase di stabilizzazione dell'attività europea, osservata nel corso del 2019 su livelli bassi, si evolverà in un ulteriore indebolimento e nell'eurozona si stanno intensificando i rischi di recessione. Maxi piano di investimenti per il clima in Germania. Il governo tedesco ha varato un pacchetto da oltre 50 miliardi di euro per combattere il cambiamento climatico e ridurre le emissioni di gas serra. Tra le misure, il divieto di installare sistemi di riscaldamento a petrolio negli edifici a partire dal 2025. Aumentano in Italia i contratti stabili. Secondo i dati dell'INPS, nei primi 7 mesi dell'anno le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato sono aumentate del 57% anno su anno. In valori assoluti si tratta di 160.000 contratti stabili in più. L'OCSE vede nero sulle prospettive dell'economia italiana. L'aggiornamento dell'Economic Outlook per il 2019 conferma la crescita zero già prevista a maggio e abbassa di 0,2 punti a più 0,4% le stime per il prossimo anno, confermando l'Italia Cenerentola fra le grandi economie. Negli ultimi 10 anni gli impianti fotovoltaici in Italia sono cresciuti di oltre il 1000%, e così l'energia che arriva direttamente dal sole. In tutto, secondo un'analisi Wake Up, sono in attività oltre 822.000 impianti fra installazioni domestiche e campi solari di grandi dimensioni, per una potenza di oltre 20.000 MW. Casa l'energia verde è su misura. Formaggi all'asta, protagonista la Malga. L'energia 100% rinnovabile arriva a casa con un'offerta tagliata su misura, e questo è l'obiettivo di Iberdrola, fra i primi produttori di energia rinnovabile in Europa, che scende in campo in maniera attiva per educare i consumatori ad un uso razionale della risorsa energetica. Noi abbiamo in mente questa idea di stabilire una comunicazione più possibile diretta con i nostri consumatori. Lo facciamo nel resto del mondo e lo vogliamo fare nel mercato italiano. Questa comunicazione diretta con il consumatore passa anche attraverso un'azione proattiva da parte di Iberdrola stessa verso il consumatore, nel guidarlo verso il piano di consumo più adatto ai suoi stili e alle sue necessità di vita. In particolare, con la nuova offerta commerciale, il gruppo diventa anche consulente dei propri clienti, analizzandone i consumi e, nel caso, consigliando la tariffa più adatta, dando quindi la possibilità di cambiare piano nel corso della fornitura. Molto importante che il cittadino sia ben informato, ben educato su quelle che sono le abitudini migliori per ottenere un miglior risparmio in termini di beneficio per l'ambiente, ma anche in termini per lo stesso consumatore, anche in termini economici. Si può risparmiare facendo bene all'ambiente. Il gruppo negli anni si è distinto anche per un forte impegno nella sostenibilità, dalle campagne di comunicazione con eventi di forte impatto al lancio della Startup Challenge per scoprire e sostenere idee innovative contro il cambiamento climatico. Una gustosa sfida all'ultimo rialzo per accaparrarsi i migliori formaggi di Malga. Al castello di Caldes in Val di Sole si è svolta la quinta asta dei formaggi di Malga della Val di Sole e del Trentino. All'incanto sono andati 22 formaggi stagionati tra 1 e 13 anni. Le varie forme sono state acquistate per un minimo di 200 euro fino a 430. Presenti anche volti noti come il re del cioccolato Ernst Kram e l'emergente chef stellata Isabella Poti. Una manifestazione come questa io la trovo super, e per me ci sono troppe poche,
perché in Italia abbiamo tanti produttori piccoli che sono nascosti e non vengono fuori. Tante volte vengono svendute per poco prezzo, per cui questo è un valore italiano che per me va fortificato con queste manifestazioni, perché una persona che va 3 mesi in Malga, lontano da tutti, e fa questi formaggi, chapeau. Io credo che ci sia bisogno di una nuova idea di economia. Dietro questi prodotti c'è un'economia sostenibile, c'è un'economia legata al territorio, al rispetto dell'ambiente. Questi sono i valori attorno ai quali costruire anche un prezzo. Questi prodotti hanno un valore e dopo il valore devono anche avere un prezzo.